Eccoci, allora siamo in diretta. Buonasera a tutti, benvenuti a questa diretta sul mostro di Firenze e su Zodiac, evidentemente. Non c'è nel titolo, no, c'è nel titolo, rettifico. Allora, ovviamente già questo, insomma, è una differenza rispetto, insomma, al mainstream, mettere insieme già Zodiac Killer e il mostro di Firenze. Però non sarò solo questa sera. Questa live, innanzitutto, l'ho voluta per ringraziare i quasi 1.000 iscritti. Speriamo questa sera, visto che siamo in diretta, di festeggiare i 1.000 iscritti al canale. Non sono solo questa sera. Ovviamente ho due graditissimi ospiti che introduco, scusate, subito, che sono Jacopo Cioni e ve lo faccio vedere subito. Buonasera, Jacopo, innanzitutto. Ah, ti attivo il microfono. E Daniele Trinchieri. Buonasera a Buonasera voi. ragazzi. Ciao Buonasera Alessandro, Daniele. buonasera Jacopo e grazie dell'opportunità. No, è un'opportunità assolutamente che sentivo di dover fare. Innanzitutto vi presento, ragazzi, prima di tutto. Allora, Jacopo è uno dei gestori, se non credo il fondatore, correggimi se sbaglio, del sito mostrodifirenze.com, che da cui insomma ho tratto anche parecchio materiale per le mie ricerche. È corretto, Jacopo, Uno della innanzitutto? Buonasera a te. redazione, sì, uno della Uno redazione. della... Ah, ok, uno della redazione. Quindi siete in tanti, insomma. Qualcuno, sì. Nel Nella faccia ce la metto sempre io. frattempo saluto Mirko Menegatti, buonasera a tutti. Ciao, ciao anche... Oddio, Stronzo Diac. Ma come ti chiami? Stronzo Diac. Ragazzi, siamo in diretta, quindi se volete fare domande a Jacopo e a Daniele Trinchieri, eccolo qua. Daniele invece è un collaboratore, insomma, di Francesco Micone, possiamo dirlo, nonché un mio carissimo collaboratore, amico, insomma, siamo diventati, ci siamo stalkerizzati un po' in queste settimane, insomma, mi ha aiutato a preparare, il video su Zodiac, il Se mostro di Firenze. permetti, vorrei ringraziarlo Sì. anch'io perché Certo. mi sta facendo un grosso favore fornendomi informazioni di cui io non sono a conoscenza e di cui invece lui è un profondo conoscitore e lo ringrazio anche in diretta, come ho fatto in Bene, privato. bene. Va bene, benissimo. Sono io che ringrazio Jacopo, voi, è un gran piacere. no, tu fai un lavoro veramente incredibile perché, insomma, ricerchi, fai il nostro lavoro forse anche meglio di noi. Io vorrei chiedere però, scusami Daniele, io vorrei chiedere subito a Jacopo se c'è ancora bisogno, nonostante stiamo parlando di vicende di 40 anni fa, c'è ancora bisogno di avere un sito internet sul mostro di Firenze. Ti chiedo subito questa cosa qua. Io me lo domando dall'interno se ce n'è bisogno. Il fatto è questo, è che vedo che c'è molta gente che ha fame di informazioni. Io sono uno di quelli che gli piace dare informazione, farlo in maniera più possibile neutra, in maniera che chiunque in qualsiasi momento possa cercare quell'informazione di cui necessita per la sua ricerca e trovarla. Perché penso che chiunque può avere una buona idea, un'intuizione e abbia bisogno dei mezzi per verificarla. Se questi mezzi sono appannaggio di pochi, non potrà mai portare in fondo la sua ricerca. Guardiamo Valeria Vecchione, che ha avuto te ospite, che io ho guardato con molto piacere. Valeria Vecchione Sì. ha fatto delle ricerche ultimamente, sono state dei veri e propri boom nel campo della mostrologia, perché ha aperto delle finestre, delle porte finestre enormi, e Certo. gli va dato merito perché e questo ha potuto farlo perché è stata in grado di recuperare informazioni. Senza informazioni questo non è possibile. Ecco perché Quindi ringraziamo c'è. anche Daniele, perché ci mi sta fornendo informazioni e io Certo. le rendo Ma di che pubbliche. informazioni parli, Jacopo, a No, questo punto, sulla visto che vicenda siamo in diretta? Zodiac, perché io sulla vicenda Zodiac sono piuttosto ignorante, cioè non ho grosse conoscenze. Invece Daniele forse è il più grande in Italia. Daniele, che ne pensi? C'è ancora bisogno di parlare di questi due serial killer oppure, insomma, già tutto è stato detto e fatto? No. Per me è una necessità, Alessandro, perché innanzitutto Zodiac è un caso irrisolto, non c'è mai stato un arresto,
non c'è mai stato un avviso di garanzia, non è mai arrivato nulla. Quindi è un caso risolto dal 1969, e ogni anno sembra che la svolta sia dietro l'angolo, però poi in realtà sono stati risolti con la genealogia forense casi del 1953 addirittura. Eppure il caso Zodiac ad oggi, giugno 2023, rimane irrisolto. Per quanto riguarda il caso, perché rimane irrisolto? Perché secondo te non siamo riusciti a arrivare a una fine? Ma cioè, rimane irrisolto perché noi un'idea ce la siamo fatta, però perché insomma sono passati tutti questi anni e sia il mostro di Firenze sia Zodiac Killer non hanno una realtà, una verità storica, ce l'hanno una Zodiac, neanche una processuale addirittura. No, su Zodiac non c'è nulla, quindi secondo me per due motivazioni differenti, ovvero nel caso Zodiac, e qui la similitudine col caso mostro è forte, non abbiamo un DNA. Io ricordo che sono attacchi a coppiette apparentemente immotivati, quindi non c'è lo scopo della violenza sessuale, non c'è lo scopo della rapina, quindi non abbiamo un DNA. Ciononostante, Zodiac ha mandato almeno 17 lettere ufficiali, 17 comunicazioni ufficiali, e anche dalle lettere non si è stato in grado di ricavare un DNA. Nel 2021, dicembre 2021, sembra sia stato ricostruito un profilo grazie a nuove tecnologie forensi, sembra sia stato ricostruito un profilo di un DNA che però non poteva essere di Zodiac. Io riporto le parole del proprietario del sito zodiackiller.com, Tom Voigt, quindi probabilmente perché non poteva essere di Zodiac? Su questo non si sa, io azzardo che probabilmente poteva essere un DNA femminile, credo. Adesso non so se poi questa pista è stata seguita. Io ricordo che questa notizia è del dicembre 2021, che poi è l'ultima notizia ufficiale sul DNA di Zodiac. E quindi non so se poteva essere un familiare oppure un... All'epoca, in piena epoca hippie, c'era anche l'usanza di riusare i francobolli. Quindi potrebbe essere un DNA di chiunque. Fatto sta che anche lì non si è riuscito a trovare un DNA. Per quanto riguarda il caso del mostro di Firenze, io ricordo che ci sono delle sentenze che io ovviamente non mi vedono d'accordo assolutamente, però quell'aspetto secondo me a livello processuale ha impedito una ricerca completa anche su altri fronti, perché poi una volta coinvolti quei personaggi, parlo di Pacciani, di Vanni e di Lotti, dei cosiddetti compagni di merende, certo. Negli ultimi anni sono state fatte delle ricerche, ma sempre per cercare, diciamo, un correo, quindi non una figura che estrometta i compagni di merende, chiunque sia entrato in questa faccenda a livello processuale, parlo del mostro di Firenze. Diciamo che un nome nuovo, ecco, io non credo sia molto ben visto a livello proprio giudiziario in questo momento in Italia. Quindi penso che la situazione, certo, sia più complicata per questo. Allora, mi sembra di capire un po' la scaltrezza, e questo coinvolgo anche Jacopo in questa mia considerazione. Nel frattempo ringrazio Mirko perché ci sta scrivendo, potete farlo tutti quelli che sono in diretta con la chat di YouTube, noi rispondiamo alle vostre domande, insomma, se lo sappiamo rispondere, ma Daniele è un pezzo da 90, anche Jacopo, quindi fate domande anche difficili, ragazzi. Jacopo, mi stavi dicendo qualcosa? No, stavo quello che diceva Daniele, cioè non essere d'accordo con la verità processuale è uno dei motivi per cui ancora tante persone, cioè tanti appassionati del caso, nonostante tanti anni, perché evidentemente la percezione è che qualcosa manchi in quelle verità processuali. Ma certo, ma questo è chiaro. Ma è una verità processuale? Allora, la riassumo un attimo così per chi ci ascolta. In America le hanno tentate veramente tutte, ma se è vero, se è buona la tesi che, insomma, Zodiac Killer si sia trasferito in Italia, insomma, avete capito a cosa mi riferisco, se è vero che si è trasferito in Italia, ovviamente la magistratura, gli investigatori americani fanno una tripla fatica, non una doppia fatica. In Italia invece abbiamo mandato
cioè, se fosse vero, insomma, tutto quello che è venuto fuori, tutte le, insomma, le indagini, le ricerche che sono venute fuori, abbiamo mandato in galera, a parte abbiamo mandato in galera tre innocenti, che insomma questa è una cosa piuttosto pesante, però ci siamo trovati forse un po' impreparati al fatto che fosse uno straniero, che potesse essere uno straniero questo killer inafferrabile. Nel video, insomma, nel video del mio canale, insomma, so chi è Zodiac Killer, mostro di Firenze, insomma, puntiamo il dito in maniera sempre rispettosi delle regole, delle leggi, puntiamo il dito tra virgolette, insomma, parliamo di questa tesi che è venuta fuori recentemente, Mirko anche ne ha parlato, insomma, nei suoi messaggi, su questa tesi Bevilacqua. Jacopo, non lo chiedo ovviamente a Daniele se ne sa qualcosa, lo chiedo a te. Tu ne hai mai sentito parlare prima di questa sì, pista, certo, che ha detta, insomma, giusto ieri Valeria Vecchione ha fatto una live su questo argomento. Poi ci si perde. Allora, scusate, lasciatemi dire una cosa prima, poi allora mi è stato mi sono stati fatti complimenti perché nel video, al di là, insomma, della preparazione, insomma, di aver coinvolto persone che sanno della materia e aver soprattutto letto questo libro, ragazzi, questo libro è fondamentale, perché se no parliamo di fuffa, parliamo dell'FBI, della CIA che è satanista, cioè, non so, ecco, vabbè, questa è una battuta, qualcuno la capirà. È piaciuto questo video perché non si è andati a cercare delle cose irreali e impossibili. Cioè, io quando sento parlare delle sette sataniche mi deprimo, perché parlare di sette sataniche, di altre cose, distrae dalla verità, ha distratto soprattutto gli investigatori. Vorrei dire che è una delle funzioni. Una delle funzioni di distrarre? Allora, io devo fare una puntualizzazione. Vai, vai. Innanzitutto dire che io non ho una pista prediletta, non l'ho mai avuta. Io divido le piste in percentuali, cioè sono piste che progressivamente nel tempo salgano e scendano in percentuale. Va bene. In questo momento la pista dell'associazione americana italiana è salita molto in percentuale, proprio grazie al lavoro di Valeria, di Daniele, di Amicone, che hanno trovato dei parallelismi che hanno un senso, non sono fuori dal mondo, hanno un senso. Detto questo, io mi differenzio, per esempio, da Daniele e vedo anche da te, sul fatto che si parli di un serial killer unico. Zodiac lo è sicuramente, perché Zodiac, ci sono i testimoni, quindi è ovvio che è un singolo. Però, come diceva giustamente Valeria nella trasmissione passata sul tuo canale, il personaggio mostro di Firenze non poteva essere lo stesso personaggio di Zodiac, perché sarebbe stato individuato velocemente, lui doveva creare un nuovo personaggio. Non solo, ma ci sarebbe da domandarsi del perché è arrivato in Italia in quel periodo storico, con quali mansioni, perché mi sembra strano che un soggetto che è probabilmente coartato dalla CIA, probabilmente è più che addestrato in senso criminologico, di polizia criminale, di capacità di muoversi sul territorio, eccetera, eccetera, venga mandato in Italia a controllare un cimitero dove c'è ben poco movimento. Beh, quindi, Bevacqua ce l'ha data la risposta, Jacopo. Cioè? È una punizione. È la risposta che poteva dare un avvocato all'interno di una situazione ufficiale. Gli ha dato anche del guardone, nessuno ha detto nulla, quindi si è sbilanciato. No, questa cosa del guardone, e chiedo Daniele conferma, Bevacqua l'ha presa da una lista. Posso solo finire il concetto? Sì, scusami, vai. Permettimi, se no rimane spezzato. Certo. Ecco, cioè, il mio ragionamento è che cosa ci faceva in Italia, perché non credo alla punizione, non si punisce un soggetto che è anzi una risorsa.
Io ho seguito in buona parte il lavoro anche di Carlo Pelago e devo dire che la sua strutturazione del momento storico dell'Italia in quel momento ha un senso. Non che sia arrivato in Italia con quel compito, ma quel compito è poi diventato funzionale all'altro che aveva. Questa è la mia sensazione, si parla di, ovviamente, di ragionamento, non niente di più. E questa è una delle ragioni per cui penso che c'era qualche sovrastruttura a conoscenza e in grado di aiutare. Dall'altra parte, il mostro di Firenze non ha agito in spazi enormi come quelli di Zodiac, dove non c'era il problema Guardoni. Il problema Guardoni in Italia è all'epoca sul territorio intorno al territorio fiorentino era enorme, e tu non, se tu sei un killer addestrato che sa come muoversi, non vai a casaccio su una piazzola e a rischio di essere visto da chi che sia, ed è anche successo probabilmente. Secondo me sul territorio c'era un aiuto, tant'è che in ogni omicidio del mostro di Firenze, di riffa o di raffa, compaiono dei guardioni che finiscano nelle maglie della giustizia, interrogati su certi argomenti prima o dopo. Io me li sono segnati, se volete vi dico anche i nomi. Cioè ogni omicidio ha il suo... Vediamo se li ritrovo. Cioè, hai segnato per ogni omicidio del mostro di Firenze... C'era un relativo guardone a vedere? No, c'era un relativo guardone che in qualche maniera è entrato in gioco in quell'omicidio. Vabbè, ora bisognerebbe ritrovarsi negli appunti dove l'ho scritto, però per capirsi, nel 74 c'era, mi sembra, Giovannini, che addirittura si presentò dai carabinieri dicendo guardate, io però... in macchina non c'ho niente, non ce l'ho cacciaviti, non c'ho punteruoli, cioè uno si presenta dai carabinieri in questa maniera, infatti fu subito sospettato, fu il primo sospettato nel 74, ed era un guardone che probabilmente era un capobastione della zona. Nel Mosciano 81 sappiamo chi c'era Fosco Fabbri e il suo amico, non mi ricordo mai come si chiama, Spalletti. Ma scusa, vedo i messaggi, io ma che cavolo scrivi? Vabbè, dai, facciamoci una risata. A Scopeti c'era Pacciani, che era un capo guardone. Sì. Probabilmente lo stesso Pacciani era anche nell'84, alcune testimonianze riportano la presenza di Vanni, non sulla zona. Quindi quando tu hai detto messi in galera degli innocenti, io qualche dubbio sull'innocenza piena lo esprimo. Vabbè, ma essere guardone, insomma, al di là della cosa morale, non è essere guardoni e usati per tenere pulite le piazzole. Allora, io ti leggo, ti rispondo così, Jacopo. Non ti rispondo io, ti rispondo una cosa scritta. Sì, sì. Non vorrei fare il presuntuoso, il saputello della situazione, però l'ho pagato, ho speso, vabbè. Si ritiene di poter considerare la serie omicidiaria come l'evoluzione psicologico-comportamentale di uno stesso soggetto che ha agito in solitaria. È infatti da escludere la circostanza per la quale i duplici omicidi possano essere stati compiuti da due o più persone, poiché in tal caso non ci si troverebbe davanti ad un modus operandi così ritualizzato, con la diretta conseguenza che si agirebbero ben differenziate tanto la varietà delle lesioni quanto la modalità di agire. Si è di fronte ad un soggetto che impara dall'esperienza e attraverso questo si perfeziona, acquisendo sempre maggior sicurezza con il progredire della serie omicidiaria. Ovviamente il libro non tiene conto della tesi Amicone. Non tiene conto, per esempio, della differenza delle lesioni fra Mosciano e tutte le altre. Guarda, Mosciano, allora. No, io ti dico quello che ho qua visto. Qua ci sono le analisi di tutti i casi. Bibbia, però no, sono opinioni diverse. Io lo so che sono di fronte a due omicisti, quindi alzo le mani, non ho problemi. Io sono, però, per sono esempio, io ti dico che quando ci fu Maurri, a un certo momento disse: ma siamo sicuri che non sono due le mani? E lo disse probabilmente vedendo la differenza fra i tipi di lesioni
di Mosciano e i tipi di lesioni che ci sono state a posteriori. E poi cadde nel nulla questa idea di Mauri, perché era per tutti, era un unicista, era un serial killer unico all'epoca, quindi non veniva presa nemmeno in considerazione la possibilità di più persone. Non, però non esistono casi, Jacopo, non esistono casi di serial killer in cooperazione, se non rarissimi. Non esistono, non ne viene in mente nessuno. Non esistono nemmeno casi di uno stesso serial killer che agisce su due continenti, probabilmente. Non lo so, io non sono un criminologo, non è il mio campo. No, questo credo di no, questo credo che invece ce ne siano stati. Ce n'è uno. Forse ce n'è più di uno, ma sicuramente ce n'è uno. Però ti stavo dicendo, le lesioni... Ecco. Scusami, prego. Ah, no, diciamolo, sennò sembriamo... In questo momento non mi viene il nome, comunque ha colpito sia in America che in Germania. In questo momento non mi viene il nome, ma mi verrà nel corso della trasmissione. Le lesioni di Mosciano erano delle lesioni che Mauri stesso disse che sembravano fatte da uno che con una mano molto esperta, perché fu inciso, non voglio essere truculento, però purtroppo questo caso è truculento, fu inciso con un'asportazione quasi solo ed esclusivamente del vello pubblico, non ci fu una compromissione degli organi, dei muscoli e degli organi sottostanti. Cosa molto diversa è stato nell'ottobre dell'81, cosa molto diversa è stato nell'84, cosa molto diversa è stata nell'85. Cioè sono incisioni che sembrano fatte non da una mano esperta, ma da uno che usava un coltello come una zappa. E questo fa riflettere, perché non è l'ultima a essere la più perfetta. Dice, sai, l'allenamento porta a una perfezione. No, è la prima. E le altre sono invece molto molto peggio. Ecco, io tutto questo non sta a significare che c'era più di una persona su quelle piazzole, però un dubbio a una mente aperta lo deve far venire. È sempre un problema di percentuali. Nel mio cervello questa è una percentuale che non può essere zero, perché ci sono alcune condizioni che mi fanno pensare che non può essere zero. Poi magari mi sbaglio, non è che nessuno ha il verbo. Io, allora, questa sera non è che dobbiamo, come dirti, convincerti del contrario. Ma manco io voi, per l'amor di cielo. No, però la cosa che, come ti dicevo prima, vorrei che, come ho fatto con il caso di Emanuele Orlandi, che adesso ovviamente non vorrei uscire dal seminato, cioè però... togliere un po' quelle che sono state le condizioni per cui si è creata confusione. Allora, se degli eminenti ricercatori sostengono che la mano è unica, benissimo, allora viaggiamo tutti sulla stessa carreggiata, perché se no ci andiamo a perdere e andiamo a finire poi a parlare di Narducci, di cose che non c'entrano nulla. Nel frattempo... vabbè. Cioè, a me non interessa, sinceramente, penso che Daniele sia d'accordo anche con me, cioè nel senso, facciamo chiarezza, no, Jacopo? Ognuno può avere le proprie... Sì. Scusami, guarda lo stesso lavoro che ha fatto la Vecchione sulla lettera di Cicli. Per me è una bomba allucinante, forse la gente non se n'è mica reso conto di che bomba è quel lavoro lì. La rivista ha fatto una botta incredibile. Questa lettera di Sigli è passata molto più in sordina, ma è una bomba enorme anche quella, perché avere accertato che quell'appunto è stato scritto da Napoleoni è qualcosa di incredibile, perché Napoleoni è Perugia e Perugia è Narducci e la Ciabani è Firenze. Signori, cioè, cosa ci facevano appunto di Napoleoni a Sigli? Io lo capisco che può essere difficile, però io ho una visione piuttosto ampia di tutta la faccenda e non me la sento di escludere niente fino a che non è escludibile per una ragione. Quindi come lo spieghi Napoleone a Scicli? Perché sulla scena di un crimine, e non di un suicidio, perché quello non è un suicidio, di una morte violenta di una fiorentina che per l'appunto abitava a 90 metri dalla Cambi, ma guarda le combinazioni, a 90 metri sullo stesso marciapiede a San Jacopino, è un quartiere, negli anni 80 non c'erano cellulari, ragazzi, non Dio si conoscessero tutti, ma frequentavano gli stessi bar, la stessa parrocchia, gli stessi campi sportivi, gli stessi giardinetti, magari non erano amici,
però ora, a me fa riflettere. Ma sì, va bene, c'è una domanda per Daniele, ora gli do subito la possibilità. Scusate, di rispondere. Sono un logorroico. No, Jacopo, ti ho invitato apposta per avere, insomma, se no io e Daniele siamo d'accordo su tutto. A me piace invece che tu... Volevate mettere in mezzo me, ci siate riusciti. No, figurati. Allora, in questa vicenda del Zodiac, più diciamo nel mostro di Firenze, perché questa cosa della prossimità, della prossimità ci piace di più a noi italiani. Cioè, se uno abita a 100 metri... perché noi abbiamo distanze più piccole, quindi queste cose ci toccano di più. Se uno abita a 100 metri, automaticamente deve essere coinvolto. Questa è una cosa che personalmente faccio fatica a capire. L'altra sera sentivo, leggevo qualcosa a proposito di Pierluigi Vigna, che non sapevo nemmeno alcuni chiamino in causa come mostro di Firenze, perché abitava a 500 metri da dove si è svolto uno degli omicidi. Ora, magari era una sfida. Magari era una sfida. No, vabbè, Jacopo, ma tutto può essere, però voglio dire... No, era una sfida verso gli inquirenti, intendo dire, da parte del mostro di Firenze, agire in prossimità di chi lo cercava. Ma qui si apre un capitolo che non finiremo più, perché c'è un poligono di tiro vicino a uno degli omicidi dove si andavano ad allenare... Insomma, però, allora, diciamo le cose come stanno. Se il signor Bevilacqua abitava a 400 metri di distanza, l'abbiamo chiamato in causa, allora possiamo chiamare sicuramente in causa anche Pierluigi Vigna, però anche tutta la vicenda di Perugia, perché questa ragazza era amica della sorella. Questo non è mai stato dimostrato, a onor del vero, anzi la famiglia sembra, però non c'è dimostrazione di questo, che dica che non erano amiche, però ripeto, è un periodo storico diverso, ci si incontrava, io che ormai qualche annetto sulle spalle ce l'ho, quelli della mia via io li conoscevo tutti, almeno di vista. Ma sì, ma anch'io conoscevo tutti i miei vicini di casa, però se questi andavano voglio dire, no? È un po' debole come traccia. Anche Valeria, insomma, mi ha confessato che non è un po' insicura. Daniele, vorrei che tu rispondessi però... Ah sì? A me no. Come? Facciamo rispondere Daniele a questa domanda. Voi le vedete le scritte sotto? A Franni, giusto? A Franni. Vai. Allora, innanzitutto bisognerebbe vedere più che altro che cosa è successo nell'81, perché secondo me è lì che poi inizia l'escalation, quella che arriva fino all'85 del mostro di Firenze. Nell'81 io posso dare qualche risposta, la posso dare sull'81. E secondo me, innanzitutto, il 3 settembre 1981 apre la palestra Zodiac, che è a pochissima distanza dal cimitero americano. Ora, il nome è molto curioso, perché in Italia nel 1981 l'atto costitutivo mi sembra sia del 79, e nel 1981 il nome Zodiac per una palestra, poi con quello che è venuto fuori nel 2018, diciamo che è piuttosto strano. Zodiaco magari sarebbe stato più appropriato, invece quella palestra si chiama proprio Zodiac. Io ho cercato informazioni personalmente dal costruttore della palestra, perché magari il pensiero di un nome suggerito da qualcuno in zona, magari un amico, era interessante, però non ho trovato, cioè, più che altro non mi hanno risposto su questo, quindi magari, ecco, se fossi stato un inquirente l'avrei fatto in veste ufficiale. Detto questo, poi nell'81 gira secondo una me voce, una cosa... permettimi di interrompere, gira una voce che un parente ha lavorato all'interno. Io, guarda Jacopo, tendo sempre a lasciare fuori parenti di chi, scusate. Un parente di chi, ragazzi? Non ho capito. Del nostro amico. Di Bevilacqua. Sì, ma io tengo sempre a lasciarli fuori, perché tanto è una palestra molto vicina al cimitero americano, quindi potrebbe essere tranquillamente una cosa solidale, nel senso, se magari un figlio, una figlia sportiva, oppure va in palestra, questo lo lascio fuori. Detto questo, nell'81 secondo me c'è anche l'aspetto Maniac, che poi Maniac è un qualcosa che viene dibattuto da ben prima di Amicone. È stato lo studioso, il ricercatore De Gotia, che ha già parlato di Maniac in tempi non sospetti, ed effettivamente coinvolge anche quell'aspetto che poi differenzia, anche se c'è una lettera del 66 molto sospetta in merito, quella che poi è forse l'unica differenza tra il mostro di Firenze e Zodiac, che sono le scissioni. Maniac è un film, non so se voi l'avete visto, penso di sì, che già, allora guarda Alessandro, te lo riassumo in breve.
Il film inizia con questo serial killer interpretato da Joe Spinell, che praticamente uccide una coppia e arriva al mare. Ed è un serial killer. Il film, per essere, a parte che è molto crudo per essere del 1981, è quasi uno slasher. Però poi c'è l'omicidio anche di una coppia in macchina, con dinamiche che, secondo alcune ricostruzioni, ricordano molto anche Baccagliano. Se non che, a quanto mi risulta, il film il 6 giugno dell'81 in Italia non era uscito. C'era stata una prima a febbraio a Roma, e mi sembra il 21 febbraio a Roma, ma il film il 6 giugno non era uscito. In compenso, il 22 ottobre dell'81 era in programmazione a Firenze, la notte del delitto di Calenzano. E è un film che, tra l'altro, però passava una sorta di trailer allungato, quelli degli anni 80 proprio classici, che facevano vedere questo serial killer che praticava un'escissione su una donna del cuoio capelluto, in verità. Fatto sta che questo serial killer poi escindeva queste parti per formare una sorta di manichino con il quale parlava, quindi diciamo che è un film anche molto introspettivo nella psiche di questo serial killer. Se la pista Micone è giusta, noi sappiamo questo con certezza, che Zodiac era un grande amante di quel genere, perché ha parlato dell'esorcista, ha parlato di Badlands, e questo è un aspetto che ricordo che è ufficiale, cioè Zodiac l'ha scritto in una lettera, ha fatto una lettera il 29 gennaio del 74, ha parlato dell'esorcista come della commedia satirica più bella che ha visto in vita sua. E dal 74 all'81 noi sappiamo che il luglio del 1974 e il soggetto indicato da Micone arriva in Italia in via permanente e non sappiamo a livello familiare che la sua situazione, perché secondo me questo è un aspetto che va tenuto d'occhio anche in ottica 85, perché se questa persona magari in quel momento aveva degli impegni familiari diversi, magari aveva più difficoltà a colpire, o magari ci sono dei delitti del mostro, chiunque esso sia, tra il 74 e l'81, magari fatti con modalità diverse, perché io ricordo che il mostro di Firenze è stato preso in considerazione, tranne indagini poi anche abbastanza, diciamo così, ipotetiche, sui delitti delle prostitute, di alcune ragazze uccise a Firenze. Ci sono delle morti collaterali che in quegli anni a Firenze sono parecchie, sono tutti casi irrisolti. Quindi noi non sappiamo se nel 74 o nell'81 la persona, chiunque essa sia, mostro di Firenze, ha colpito in maniera differente da quella che poi è stato il 1974, è stato poi dall'81 all'85. Perché io ricordo che c'è stato un delitto di una coppia in riva a un fiume vicino Lucca del 13 gennaio 84, vado a memoria, che non è stata associata al mostro di Firenze perché le munizioni erano marca Lapua e non Winchester Serie H, faccio un esempio. Eppure è una coppia uccisa in riva a un fiume, apparentemente senza motivo. Ci sono, Daniele, scusami, intervengo solo per, appunto, perché di questa questione abbiamo parlato durante la preparazione del video. Ovviamente nel video non ci poteva essere tutto, però queste morti, successive al 1985 sono delle suggestioni suggestive, come dicevo. No, quelle che diceva Daniele sono morti contemporanee, sì, all'azione del mostro di Firenze. Sì, no, esatto, con Daniele abbiamo parlato sia di quelle contemporanee che non sono state associate direttamente al mostro di Firenze. Però si sono mossi gli inquirenti del mostro all'epoca, questo... Beh certo, ma se nel caso di Alessandra Vanni gli inquirenti hanno prelevato il DNA al signore di cui oggi non nomineremo il nome, però lo hanno fatto, l'hanno prelevato, vuol dire che gli inquirenti, insomma, proprio il loro lavoro non è che non lo sappiano fare. È difficile, poi ci sono tante suggestioni, una fra tutte quella di Alessandra Vanni, già citato, di cui Valeria mi ha tratto delle cose che purtroppo non posso adesso dire, spero che un giorno le racconterà lei. Ci sono delle cose molto inquietanti su quella vicenda, non so come la pensate voi, siamo quasi in chiusura di live perché siamo più di 35 minuti in diretta, quindi siamo quasi in chiusura, però vorrei dire, ci sono anche su Alessandra Vanni,
su questa cosa del baseball, ci sono delle cose che forse si possono ancora fare e che non sono ancora state fatte su queste vicende. Ragazzi, voi che ne pensate? Cioè, al di là delle perizie, delle cose, del DNA, sappiamo che non c'è nulla, delle cose. Ci sono delle cose che ancora si possono investigare. In America sicuramente lo stanno facendo. Qua in Italia, secondo voi, che cosa ancora si può provare a fare? Daniele, visto che insomma sei stato un po' in silenzio. Allora, Alessandro, intanto io ricordo che c'è un processo per diffamazione che è contro Amicone, quindi non contro il soggetto. Hai qualche notizia a proposito? Hai qualche notizia da darci in diretta a proposito? Lo ricordiamo? Ci dovrebbe essere un'udienza, credo dopo l'estate, non so bene quando, ma ci dovrebbe essere un'udienza dopo l'estate. Quindi io ricordo che il processo è per diffamazione contro Amicone, quindi la Procura di Firenze ha deciso di procedere contro Amicone. Io questo lo ricordo sempre. E in America la situazione è completamente diversa. In America loro cercano di risalire a un DNA. Un DNA certo, perché quello è un risultato certo per loro. Stanno risolvendo praticamente tantissimi casi di quegli anni in quella maniera. E Zodiac, secondo me, lo risolveranno, questo lo sottolineo, in questo modo, col DNA. E si vedrà appunto se Amicone ha ragione. Fatto sta che se la pista di Amicone è giusta e verrà fuori quel nome, io ricordo che la denuncia di Amicone è del 2017. Gli articoli sono del 2018. Siamo nel 2023, c'è un processo per diffamazione contro Amicone. Questo ricordo che la situazione in Italia è questa. Quindi in Italia la pista, secondo me, non è stata assolutamente presa. O è stata presa sotto gamba, molto sotto gamba, oppure, visto che è una pista che escluderebbe qualsiasi altra partecipazione in questa vicenda, forse non è nemmeno stata presa in considerazione, perché magari vi è la certezza che Pacciani, Vagnellotti erano in qualche modo colpevoli. Ora do la parola a te, Jacopo, per rispondere a questa domanda, però per favore vi chiedo di non parliamo di snuff movie, perché mi incazzo, cioè veramente, scusate la parola, però io ho sentito anche persone che hanno un'intelligenza parlarmi di snuff movie, cioè di persone che vanno a vedere degli omicidi, assistono a omicidi diretti. Ecco, queste sono le puttanate che fanno male a questo caso. Scusate il pippone, però io sono 21, dai. Ma a parte il fatto che gli snuff movie non esistono, cioè io sfido chiunque a portarmi qua sul tavolo uno snuff movie, basta con queste cazzate, queste sono stronzate. Parliamo, cerchiamo di limitarci a cose serie, per favore. Chiunque può parlare, però ho una battuta, gli snuff movie tenete. Purtroppo sento parlare persone che hanno anche, lo ripeto, una certa, dice, ma potrebbe essere persone facoltose di queste sette, la linea rossa, la rosa rossa, che hanno organizzato degli omicidi di due ragazzi per andarsi a vedere uno spettacolino. Allora, per cortesia, io penso che siamo d'accordo tutti e tre su queste, che sono veramente stupidaggini. Jacopo, scusami. Io non so qual è la domanda. No, cosa se, si può, se si può ancora scoprire qualcosa. Beh, che non è penso, stata... penso di sì, il fatto stesso che Amicone abbia scoperto qualcosa, se esatto, abbia aperto, bravo, una nuova porta, significa che qualcosa si può fare. Il fatto stesso che Valeria abbia trovato la rivista che non era stata trovata dagli inquirenti e abbia avuto dei riscontri su questa rivista, su certi argomenti riguardanti Zodiac, è una finestra che viene aperta. Io ti ho mandato, se mi permetti, quella stupida ricerchetta che ho fatto io che riguarda la Luna. Sembra una scienza. Hai ragione, parli. Io sempre, mi ha sempre fatto molta curiosità, perché parlavano tutti di Novilunio. Sono andato a verificare se esisteva sto Novilunio, perché il Novilunio sembrava rappresentasse qualcosa di particolare su queste scene del crimine, e invece non esiste il Novilunio, c'è solo un omicidio dove la Luna è veramente in una fase bassa, 1,3%, mi sembra, in fase di crescita, ma poi la Luna è sempre piena. A quel punto ho ampliato un attimo la ricerca e ho scoperto che in tutti gli omicidi del mostro di Firenze, 68 compreso, la Luna non è mai presente in cielo. Non c'è proprio, perché è o da sorgere o è tramontata, in tutti. E questo a me mi ha lasciato un attimo perplesso. Quando è venuta fuori la storia di Zodiac,
sono andato a vedere anche gli omicidi di Zodiac e ho visto che in tutte e quattro, io l'ho fatto in quei quattro dove lui è certo che è lui, l'ha riconosciuti, e la luna è sotto l'orizzonte in tutte e quattro gli omicidi. Anche in quello che si svolge di giorno, la luna è sotto l'orizzonte comunque, perché esiste dei momenti in cui la luna è in cielo anche di giorno, è sotto l'orizzonte. Questo l'ho è uno fatto, studio molto interessante, Jacopo. L'ho fatto anche per tutte le attempate prostitute uccise a Firenze in quel periodo e le giovani studentesse, e lì mi è venuto fuori che tranne la prima, che è la Alvarez, non mi ricordo ora il nome, io non ho una buona memoria, e l'ultima, vabbè, non fa nulla. L'ultima dove la luna era piena in cielo, in tutti gli altri casi, Ciabani compresa, a Sicri, la luna era sempre sotto l'orizzonte. In due casi è molto variabile, dipende molto dall'orario dell'omicidio, perché se è avvenuto prima o dopo una certa ora la luna sorgeva o tramontava, e quindi dipende molto dall'orario dell'omicidio, ma potrebbero rientrare anche questi due casi nella situazione in cui la luna era sotto l'orizzonte. Ora, in una situazione tattica, probabilmente il fatto che non ci sia la luna per qualcuno che agisce sulle piazzole è qualcosa di importante, perché certo, aiuta sia a liberare dei guardoni, come dicevamo prima, perché se non c'è luna probabilmente c'è anche meno guardoni che non vedano. Però per esempio nel caso Zodiac, il fatto che fosse sotto l'orizzonte anche di giorno, che poi è stato l'unico caso in cui si è travestito, correggimi se sbaglio Daniele, perché io di Zodiac sono piuttosto ignorante, era sotto l'orizzonte, quindi sarà stata una combinazione, però le combinazioni cominciano a sommarsi, perché se in tutti questi casi la luna era sotto, forse un significato ce l'ha. Se si pensa che l'idea di Zodiac viene da uno zodiaco, forse la luna riveste un'importanza per lui in un certo senso, è forse un altro elemento, non lo so, butto lì. Siccome c'è gli elementi dell'acqua, c'è gli elementi del paradiso, c'è gli elementi, certo, degli orologi, potrebbe, c'è l'elemento Zodiac, e può darsi, certo, che ci sia anche l'elemento luna. Vorrei, ti rispondo subito, do subito la linea a Daniele, vorrei rispondere a Alessandro Bresciani. La Ciabani è stata uccisa in Sicilia, sì, a Scicli, sì, me lo confermate, no? Io a Ragusa, non sono molto esperto, è un paesino a Ragusa, vicino a Ragusa, no? Ok, questo lavoro che hai fatto, Jacopo, è davvero interessante sulla questione. Allora, questi sono i dati. È una sciocchezza, non è niente in particolare, però vabbè, sì, vabbè, è il risultato è particolare, perché se cioè è particolare. 100%. Capisci, statisticamente ti lascia un po' perplesso, no? Cioè, dici, ma porca miseria. Certo. Volevo aggiungere una cosa a questa tua analisi, a tuo studio. Ecco, questi sono i dati oggettivi su cui possiamo discutere, non sulla rosa rossa, su cose che nessuno ha mai portato dei dati, sugli snuff movie. Io faccio, allora, vado un attimo in difesa, vado, perché la rosa rossa poi è stata tirata fuori anche in via ufficiale da qualche inquirente che poi ha partecipato attivamente alle indagini, questo va ricordato. Vabbè, ne parliamo dopo al limite di questa rosa rossa. Posso, però volevo posso fare un inciso, scusami. Vai. Certo. Io quando sento parlare di sette sataniche esoteriche, io non so manco cosa so, perché non è il mio campo, non mi ci avvicino nemmeno. Il problema non è se esiste o non esiste le magie, se esiste o non esiste l'esoterismo, il problema è il cervello delle persone. Ci sono persone che ci credano a questa roba, quindi se ci sono delle persone che ci credano, probabilmente sono disposte a fare anche quello che normalmente una persona non fa, coartate da questa gente. Mi spiego, quindi il problema non è la setta di per sé stesso, il problema è usare gli esseri umani attraverso della setta, cioè l'idea della setta, l'idea di credere a queste mischerate. Guarda, Jacopo, io ho studiato, prima di occuparmi del mostro del caso di Emanuele Orlandi, ho studiato per anni il caso Ustica e strage di Bologna, no? Tra l'altro tra pochissimo ci sarà l'anniversario, il 41esimo se non ricordo male, della strage di Ustica. Lì altro che sette sataniche, lì si è tirato fuori di tutto e di più.
Andando poi a indagare, che cosa ho trovato? Nient'altro che delle associazioni di persone che, voglio dire, ovviamente lo facevano per un unico scopo, business, business, business. Allora, le sette sataniche, le sette esoteriche, tutte queste belle cose qua, non dico che non esistano perché sarei un ingenuo, ma sicuramente non sono fatte per uccidere delle coppiette di notte. Allora, a 100 metri da dove... Ricordo quello che disse anche in commissione parlamentare Izzo, ora nomino Izzo, verrà giù. Ma Angelo Izzo, dai, ma Jacopo, Angelo Izzo è una persona disturbata di mente, è un demente, non una... Però lui ha detto una cosa interessante, disse che quando lui partecipò a questa vicenda della Corazzin all'interno di Villa Narducci, sul lago Trasimeno, lui non partecipò perché credeva nel rito che stavano facendo, lui partecipava perché voleva vedere chi partecipava. È questo il senso che volevo dire io, cioè lui partecipava perché quelle persone che erano lì dopo erano ricattabili. Basta. Ma va bene, questo ma le persone che erano lì... Allora, adesso mi fermeranno il video, ma quelle persone, Jacopo, erano lì per due motivi. Vuoi che te li dica? Io non ho mai partecipato a una cosa così. Vuoi che te li dica? Il primo è per far soldi e il secondo è per scopare, ok? Siamo tra adulti, sono le 10 di sera, lo posso dire. Fine. Chi ci vuole trovare qualcosa di più è un povero ingenuo. Mi spiace, spero che nessuno di voi due lo sia, ma non mi importa, insomma. Io sottolineo, ci tengo a sottolineare che sono completamente d'accordo che in questa storia non c'entrano sette, non c'entra niente, ma io sottolineo che la questione delle sette viene fuori da inquirenti che hanno partecipato attivamente alla ricerca del mostro di Firenze. Lo sottolineo, non dall'utente che scrive sotto lo snaff o la sette. Benissimo, ma gli inquirenti, come tu sai, ne abbiamo parlato anche in privato, hanno degli ego enormi, quindi probabilmente, magari anche, come diceva Jacopo giustamente, per ricattare qualcuno che aveva il vizio magari di partecipare a queste cene eleganti, sai com'è, magari ce l'ha infilato in mezzo, però facciamo chiarezza, cioè qui stiamo parlando di un caso di serial killer, anzi di due casi di serial killer. I serial killer non agiscono mai spinti da sette, da, voglio dire, da protettori, da cospiratori, da satanisti, no, i serial killer agiscono per il 99,9% delle volte per il loro gusto malato, tutto quello che volete, ma per il loro interesse personale. Qui dobbiamo ricercare l'interesse personale di un uomo, evidentemente, che aveva come gusto uccidere delle coppiette. Che lo facesse in America, che lo facesse in Italia, che lo facesse a contemporaneo, cioè che lo facesse prima in Italia, scusate, che lo facesse prima in America, poi in Italia, ci cambia poco. Però questa roba non la dico io, la dicono fior di psichiatri forensi, per cui io... Ma se erano tanto bravi l'avevano presi. ma come fai a prendere, come fai, Jacopo, siamo seri, come fai a prendere un uomo che non lascia tracce di nessun tipo, biologiche men che meno? Non ci sono filmati di videosorveglianza, non ci sono testimoni, non ci oggi, sono oggi come oggi durerebbe molto meno, sì. Questo è sicuro. Da queste parole secondo me c'è uno spunto. Come fa un uomo, perché Zodiac era un uomo molto vero, bravo Daniele. No, aspetta, io, perché lo sai, sono io, la domanda è questa: non l'hanno preso, è vero? Sì. Zodiac apparentemente, oltre a fare errori di ortografia nelle sue lettere, oltre a sembrare un pazzo che uccideva per avere gli schiavi in paradiso, è un uomo che non ha lasciato tracce, non è stato preso, eppure era sfrontato. Qui parliamo di un qualcuno che ha ammazzato al centro di San Francisco, a pochi metri dalla casa del sindaco, si è travestito da boia in un lago in pieno giorno, e questo secondo me sottende che quell'uomo Zodiac non era così sfrontato, senza essere coperto da un qualcosa, da qualche conoscenza, parlo personale come formazione investigativa, esatto, a livello di background, capisci? Perché altrimenti quello sì sarebbe stato preso. Vabbè, conosce il terreno di manovra dei suoi antagonisti, esattamente, che ma poi è la stessa cosa che ha fatto il mostro di Firenze qui in Italia, secondo me sicuramente è un uomo che conosce le attività, anche potremmo anche pensare che qualcuno fosse a conoscenza del fatto che ci fosse un poliziotto, un funzionario
è la teoria filastoica. Filastoico parlava, parlava genericamente di un inquirente, di un poliziotto, di qualcuno che... Lui parlava di un poliziotto, insomma, Bevilacqua era, pace all'anima sua, era un funzionario del CID. Polizia criminale, ex, no? Ma lui aveva solo in mani, di primo livello. Lui aveva solo in mani, lui non aveva detto. Era solo in mani. Comunque, al di là delle battute, oggi questi casi sono difficili da gestire, figuratevi nel 40 anni fa. Cioè, io mi metto anche nei panni di chi doveva indagare su qualcuno che non ha lasciato alcuna traccia, e non l'ha lasciata perché si è prodigato, ne ha lasciata forse, però se il nostro amico italo-americano, forse nel 94 non si sarebbe mai immaginato che la sua voce registrata al processo, ma poi finita sui social, finita su YouTube, finita nelle nostre mani intendo come noi ricercatori, questo non se lo sarebbe mai immaginato, e questo secondo me è l'errore. Ora stiamo cercando appunto di cercare l'unica cosa che veramente potrebbe attaccare la figura di Joseph Bevilacqua, ovvero un riconoscimento fonico della voce. Cioè, chi è che potrebbe fare... Valeria, ho suggerito qualche applicazione internet per fare una comparazione. In realtà, allora, è vivo Brian Hartnell, potrebbe fare Brian Hartnell. Il problema è che... Esatto. Secondo me andrebbe contattato in testo ufficiale. Io continuo a dire una cosa. Gli inquirenti hanno il filmato integrale della deposizione di Bevilacqua, quindi eventualmente possono mostrare, lui non si è fatto riprendere al processo, ma loro hanno il filmato integrale, quindi potrebbero mostrare sia la corporatura, ovviamente erano passati degli anni, comunque magari la corporatura e la voce mostrati ufficialmente. E l'atteggiamento posturale? Esattamente, magari potevano dare qualche indicazione in più, a me risulta non sia stato fatto, però... io ho provato a contattare. Posso usarvi per lanciare un piccolo appello, una sciocchezza? Io cercavo in rete quel frammento iniziale quando Pacciani si gira verso Bevilacqua e, indicando la stante testimone, dice Giuda o qualcosa di similare. Era in rete alla fine, lo dice. No, alla fine, quando si avvicina, gli dice Giuda in faccia, ma all'inizio, quando lui si avvicina al banco dei testimoni, si gira verso Bevilacqua, lo punta con l'indice, cioè le fotografie sono rimaste in rete, e dice qualcosa. A me mi sembra dica quel Giuda anche lì, o qualcosa del genere. Ecco, questo frammento di video che era in rete è sparito, non c'è più. E se qualcuno, Daniele, per caso l'ha salvato, e se me lo fa avere, mi farebbe un favore. Ecco. Piccolo appello. Io sottolineo che quel processo è stato una farsa. Sottolineo questo. Ah, sì? Questo è certo. No, vado diretto sul caso, perché Bevilacqua va a processo dicendo di non aver mai visto Pacciani se non sulla Nazione, sì. Una foto del giornale del 92. Questo non è vero, è smentito dallo stesso Bevilacqua nel 2018, sì. Su un verbale rilasciato. Si vede nel mio video. Conosceva Pacciani in quanto andava a cacciare vicino alla sua recinzione, quindi lo incontrava nel bosco, come poi aveva detto Amicone nel 2018, e perché lo incontrava spesso al bar degli Scopeti. Ora, questa dichiarazione invalida completamente la testimonianza di Bevilacqua del 94, il verbale è stato rilasciato nel 92. Esatto. Questo dovrebbe dar, diciamo così, almeno far venire qualche curiosità sul perché allora di quella testimonianza, e perché non ha avuto seguito eventualmente una ricerca. È strano non ci abbia fatto caso nessuno, vero? E la cosa ne parliamo nel video. Non intendo dire fra gli astanti, intendo dire che altri non ci abbiano fatto caso al fatto lui abbia dichiarato in due occasioni due cose diverse contrastanti. Il Ross ha fatto l'interrogatorio, e Ross che avrebbe dovuto, il Ross sono fior di investigatori tra i migliori in Italia, Non so che seguito c'è stato a quelle dichiarazioni, questo non lo so a livello di indagini, non lo sappiamo, però quella testimonianza è smentita direttamente da Bevilacqua, quindi comunque, certo, se qualcuno ha questo frammento, che sia vero o finto, se me lo fa avere mi fa un favore. Va bene, stavo dicendo una cosa, purtroppo in diretta poi è difficile, però è bello così. Vedo anche che Infranni continua a chiederti cose, Daniele, rispondo, ma in America sa
Esatto. Rispondo volentieri. Allora, bisogna dividere gli ambiti. Gli inquinanti in America ascoltano chiunque su tutto. Faccio un esempio: se un qualsiasi cittadino del mondo, italiano, americano, svizzero, qualsiasi cosa, contatta un inquinante americano, ad esempio l'FBI, e fa presente che lui ha una pista che metaforicamente sempre King Kong ha fatto un delitto, viene preso sul serio e diciamo che c'è perlomeno un'indagine preliminare viene fatta. Quindi da questo punto di vista gli americani sono molto attenti alle indagini e quindi anche al nome che è stato fatto. Loro hanno attenzionato quell'aspetto. Poi invece c'è l'ambito dei ricercatori sul caso Zodiac. E io posso assicurare questo, come in Italia c'è una difficoltà nel conoscere il caso Zodiac, in America c'è una grossa difficoltà a conoscere il caso Mostro, perché io sottolineo che il caso Mostro è già complicatissimo per un italiano, per Jacopo che ha vissuto, Jacopo è toscano, e ha vissuto in quei luoghi, è cresciuto in quei luoghi, quindi è già difficile per lui comprendere tutto quello che è successo. Mia nonna mi invitava ad andare a casa sua e loro sarebbero andati a mangiare una pizza quella sera se io avevo bisogno di un posto. Ecco, quindi voglio dire, io ho preso la patente nell'85, quindi una testimonianza di prima mano, quindi proprio negli anni in cui rischiavi ad uscire la sera, e già per lui è difficile comprendere questa storia. Quindi per un americano al massimo ha letto il libro di Douglas Specci, quindi anche lì le informazioni, se tu chiedi un americano ma il mostro, no, ma erano i sardi, oppure no, ma i satanisti, i compagni della setta, è vero. Le risposte sono queste, e come in Italia del resto dicono, no, ma Zodiac era Arthur Lee Allen, perché c'è il film, quindi il livello di conoscenza è questo. In America non c'è stato nemmeno la possibilità poi di avvicinare il nome fatto da Micone, perché una persona è convinta che Zodiac sia Allen, un'altra Gajkowski, non sono molto aperti. Diciamo che l'ambiente di ricercatori è molto molto simile sia in Italia che in America, anzi forse in America è anche più duro, il che è tutto dire, per rispondere a Franni. La questione di Brian Appner, ragazzi, io ho cercato in tutti i modi di contattarlo e non è facile, ho persino fatto una telefonata intercontinentale a pagamento per poter parlare con lui, evidentemente non ha voglia di parlare di questa tematica, ma è l'unica strada, perché non avendo DNA, non avendo testimoni che potrebbero dire sì, è stato JB, è l'unica persona che potrebbe dire quella voce, la voce non si modifica tantissimo nel corso degli anni, quindi quando... Daniele, a quanti anni avrebbe Bevi l'acqua quando colpisce la Berriessa? Quanti anni avrebbe? 35? 34? No, un po' di a cavallo. Un po' di più. Dunque, lui nasce nel 35. Non ho sotto 35. Mano le 45, 55. 35. 34 anni, 34 andante per i 35. Ecco. Allora, a 34 anni hai una voce, a 45 ne è un'altra, però... Grosso è un tentativo modo, secondo me è un tentativo che andava fatto. Stiamo cercando io e Valeria stiamo stalkerizzando, allora, lo dico in diretta, stiamo stalkerizzando Brian Hartnell. Hartnell non parla più volentieri di questa storia. L'ultima intervista è stata nel 2007 nel documentario di This is the Zodiac Speaking che si trova su YouTube. Detto questo, ha contatti con due persone che sono Tom Voight e Mike Morford, rispettivamente di ZodiacKiller.com e di ZodiacKiller.info, se non erro. E che però entrambi di questa storia non ne vogliono sapere niente, quindi non c'è da aspettarsi un aiuto in tal senso. C'è un'altra strada che potremmo intentare, e chiedo aiuto a voi e chiedo aiuto anche a tutti quelli che sono in diretta in questo momento. Ci sono delle testimonianze, ora Jacopo mi darà un aiuto, ci sono la testimonianza di quella signora che vede la macchina arrivargli contro, che è un'alfa. Esatto, che fa una descrizione proprio precisa, no? Di chi vede, ma a quella signora non è mai stato fatto vedere una foto di Bevilacqua. Magari questa signora neanche sa chi sia, lì potremmo trovare qualche strada nuova. Perché questo signore, che amava la pulizia, e mi dispiace che ho delle cose che non posso dire, che Valeria mi ha giurato che non avrei detto, ma questo signor Bevilacqua amava la pulizia,
non la polizia, è la pulizia con la U, a tal punto che probabilmente si mimetizzava in quel modo per non lasciare neanche i bulbi piliferi, i peli o il contatto della sua pelle. Era malato a questo punto, però non poteva immaginare la potenza dei social media. Questa sembra una butade, perdonatemi, però questo non poteva immaginarlo, non poteva prevederlo e non poteva muoversi, non poteva tutelarsi in quel senso. Il problema è che gli inquirenti non stanno facendo questo lavoro, cioè basterebbe prendere questa signora, come si chiama, Daniele, scusami, ripetimi, Rosa? Rossella Parisi? Come? Rossella Parisi, però io sono scettico sul punto, Alessandro, anche perché è un avvistamento dell'81 e noi non sappiamo nemmeno se quella persona in realtà è coinvolta nel caso mostro di Firenze. Certo. Ma anche certo, perché però la signora descrive un qualcuno che poi nell'identikit è fatto con una calvizie, però in realtà la signora dice che non ha visto l'apice della testa, quindi non sappiamo se aveva i capelli, non aveva i capelli. Esatto, è questo identikit che vedete qua alla mia spalla. Quello è fatto con i capelli, sì. Sì, però voglio dire, ci sono delle attività ancora che non sono state fatte. Poi l'attenzione sul signor Bevilacqua è scemata in maniera rapida e repentina. Questa qualcuno pista, ha chiesto prima nei... Questa pista è stata, diciamo, presa sul serio, comunque, secondo me è stata presa molto sotto gamba. Ma io ricordo che il mostro è un caso che conosco perché da bambino mi spaventava terribilmente. Poi Jacopo l'ha vissuta più di me la fase, sicuramente. Però io l'ho spaventato e ho seguito, certo, il processo. Io nasco poco prima dell'ultimo delitto, quindi non ho ricordi poi dell'effettiva fase del mostro. Però mi ricordo che... Non puoi essere tu il mostro. Non posso, però anche se Valeria, quando gli ho detto quelle cose sulla lettera del 20 dicembre dell'acqua, secondo me per un attimo ci ha pensato, perché ho indovinato delle cose che non mi ero stato il mostro di Firenze. Anche io sul mostro... Anche nel caso del mostro di Firenze... Forse è Jacopo. Che cosa, scusami? Non ho capito. No, l'unico che potrebbe essere il mostro di noi potresti essere tu. Ho preso la patente nell'85 ci andavo in bicicletta prima. E stavo dicendo che anche in tutti i casi del mostro di Firenze vicino c'è acqua, in tutti, e l'unico dove non c'è vicino l'acqua è l'83. Guarda, colgo l'occasione perché c'è un però articolo, scusa, mi interrompo, scusa, abbi pazienza, Daniele. Prego. Non c'è vicino acqua nell'83, però la strada successiva a quella di Via dei Giogoli si chiama Via del Vingone, che è un fiume a valle di Giogoli. Ah, ora sì, non so se come riferimento l'acqua. Ora non so se il nome della strada può essere un riferimento sufficiente per dire anche lì c'era l'acqua. Per Zodiac lo è stato Washington Street. Esatto. Quindi il riferimento a Giogoli è quella via lì. È interessante anche questa cosa. Rispondo a Rico O'Connell, ovviamente la diretta rimarrà registrata certamente sul mio canale YouTube. Sì, assolutamente. Vediamo. È spuntato un identikit che ha trovato Paolo Cocchi. Non lo sapevo, non l'ho mai visto. Tu Jacopo? Sì, è un photo fit ricostruito da un testimone dell'85, se non ricordo, o dell'84, se non ricordo male. Comunque stavo dicendo, per riuscite collegare a recuperarlo un attimo? Potete condividere lo schermo? Aspetta, vediamo se lo trovo. Se riusciamo in diretta lo faccio, io non l'ho mai visto. Paolo Cocchi, tra l'altro, lui adesso si sta girando un po' su piste un po' strane, però anche Paolo Cocchi, insomma, con Bevilacqua sembrava d'accordo, poi è un po' virato verso altri lidi. No, comunque, in realtà insomma. No. Se vuoi ce l'ho io, eh. Ce l'hai? Vai, riesci a condividerlo, vai. Presenta, c'è scritto sotto, hai la possibilità di presentare lo schermo, se no non sbaglio. Okay, condividi subito, schermo, vai, vediamo. Occhio a che foto carichi. Si vede? No. Okay, forse. Ma Jacopo, cosa c'ha questo, intanto Daniele Smanetta, che cos'è questo? No.
Ah, aspetta, aspetta, te lo giuro. Eccolo qua. Ecco, ah, beh, sì. Ma questo è... Questo anche Valeria lo ha sempre... C'è addirittura anche nel mio video. Sì, sì, è questo, non è... Ha una somiglianza piuttosto importante con il nostro amico... Si è visto bene, interrompo? Sì, sì, vai, vai, vai. Lo posso togliere io. Ok. E comunque, dicevo prima, per ricollegarmi anche a un altro aspetto alla ricerca che ha fatto Jacopo, sulla città del 1984, 8 agosto e 9 agosto, in due giorni, ci sono due articoli. Quello dell'8 agosto recita, riguardo al mostro di Firenze, 8 agosto 1984, la città, per chi fosse interessato, c'è sempre l'acqua nei luoghi sui luoghi dei delitti. Questo è il primo articolo. Il secondo articolo è del 9 agosto, quindi stiamo a pochi giorni dal delitto di Vicchio, e intitola così, alla ricerca di un perché con lo zodiaco. Praticamente c'era un anonimo che aveva suggerito un'importanza dello zodiaco nei delitti del mostro di Firenze, che poi è quello che poi la ricerca che ha portato avanti Jacopo sulle fasi lunari, ecco. Quindi non era un'idea così peregrina all'epoca, e l'aspetto dell'acqua era già stato notato. Non sulle fasi, si continua a dire fasi, ma è alba e tramonto della luna. Le fasi è la crescita della luna. Grazie per la... No, per la scusami, Daniele. No, no, ma è giusto, è giusto. No, no. È giusto. Bisogna essere è perché si continua a dire novilunio, ma si è sempre detto novilunio, ma novilunio non c'entra niente. Hai ragione, Jacopo, bisogna essere precisi, perché qua siamo... Cioè, sono d'accordo con te. Poi ricordami che voglio dirti una cosa su questa cosa qua della luna fuori dall'orizzonte. Ricordami che devo dire una cosa su questa cosa qua. Vai, vai Daniele. E dicevo, comunque poi, io questo lo ripeto sempre, l'attinenza con l'acqua poi, in questo caso, è venuta fuori nel 2020. Io ricordo che l'unico dato certo che abbiamo sul mostro, che poi è il lavoro enorme che ha fatto Valeria Vecchione sulla rivista, un soggetto così meticoloso e attento ha lasciato un della intero, mentre tutte le altre lettere sono prese singolarmente, tranne due zeri, ma mi sembra che sono veramente piccoli. E quindi se non voleva che rintracciassero la rivista, evidentemente non avrebbe lasciato un della intero, perché la pubblicità che c'è dietro, una pubblicità degli orologi Zenith peraltro, è molto riconoscibile. Quindi secondo me chi ha composto, certo, chi ha compilato quella macabra lettera, purtroppo, voleva venisse rintracciata la rivista, e quell'articolo, che poi è l'ultima lettera di Firenze, care dolci acque, non vi riconosco più. Quindi l'acqua poi è un collegamento, c'è un'altra parola, acqua, e l'ha appizzicato anche quella nella rivista. Quindi voglio dire, al di là dei luoghi degli omicidi, su Zodiac abbiamo dei riferimenti diretti in quasi tutte le lettere, anche fuori contesto. Ce l'abbiamo anche nel caso del mostro. Certo. Poi io non so se a livello di indagini è stata presa sul serio questa cosa, perché magari è sembrato un delirio. Non credo. È stata presa sul serio parzialmente anche poi dagli studiosi, pensando che in talune occasioni, per esempio a Baccaiano, potesse avere la macchina parcheggiata dall'altra parte del torrente e abbia attraversato il torrente, in termini quindi direttamente di azione sulle piazzole, non come riferimento generale, non credo, no, cioè io non lo so, suppongo di no, però se è sortita sui giornali, ed è sortita sui giornali perché Daniele ha ragione, gli articoli ci sono, sì, sì. Evidentemente qualcuno ci aveva pensato a questa vicinanza. Molti dicono Toscana e c'è acqua da tutte le parti, è vero, ma c'è anche tanti posti dove l'acqua non c'è, poteva essere scelto un altro posto, invece sono stati scelti tutti i posti vicino a torrenti. Nell'85 non c'era il fiume, ma è venuto fuori quel famoso lavatoio dove sono state trovate delle tracce di sangue, lavatoio non molto distante, che purtroppo non esiste più, e quindi nel 74 non c'era un corso d'acqua, ma si chiamava le Fontanine di Rabatta, il posto di San Valerio. Ti faccio una domanda. C'è un ulteriore riferimento nel 74, perché c'è anche l'aspetto della lavanderia che viene fuori, eh? C'è una busta di una lavanderia, mi risulta, sulla scena del film. Sì, sì, dove viene appoggiata, ma su quella busta della lavanderia poi ci sarebbe da farci un poema, come sul ritrovamento della borsa della Pettini. Ma si torna a parlare di unicismo. Faccio una provocazione, ragazzi. Vi chiedo questo:
In Vietnam ci sono queste condizioni analoghe? Lo chiedo magari a chi... Ma ce n'è tanta anche in Vietnam. Ok, a posto così. Vediamo se qualcuno ci risponde. Ma Daniele, ti fanno sempre domande a te, te le giro visto che siamo in diretta. Daniele, spesso si dice che Zodiac ha fallito un omicidio col testimone in vita, ma se pensassimo pensassimo che lo fece per mostrare la sua iconografia al mondo, quindi ha voluto che sopravvisse? Allora, ottima domanda. Rispondo a Ciro perché è una bella domanda. In realtà i sopravvissuti sono due nel caso Zodiac. Mike Majot del 4 luglio 69 e Brian Hartley. Ce n'è anche uno nel 66, se non ricordo male. Io parlo di omicidi ufficiali, Alessandro, io parlo della scia omicidiaria ufficiale, quella dal 20 dicembre 68 all'11 ottobre 69. E allora, nel primo caso noi sappiamo con certezza che è tornato financo indietro per finire Michael Majot, che fortunatamente si trovava ormai nel sedile posteriore della macchina, che ha scalciato e fortunatamente non è stato colpito in punti vitali. Per quanto riguarda Hartnell, sì, è vero che c'è la storia del travestimento, è vero che noi sappiamo che è stata una fase assurda, perché sì, tutta la storia, l'interazione che hanno con quel pazzo omicida è fuori dal mondo. Incredibile. Però io ricordo sempre una cosa, che la lama si è fermata a un centimetro e qualcosa dal cuore di Hartnell, quindi se l'ha fatta apposta, parliamo di un chirurgo? Cioè ritorna all'aspetto del chirurgo? Magari gli è venuto in mente sull'atto. Cioè lui si è allontanato che erano ancora vivi e probabilmente aveva visto che erano ancora vivi tutti e due. Perché Hartnell in realtà si è finto morto, quindi è pure vero che era giorno, quindi magari era spaventato, qualcuno l'avesse visto, c'era un pescatore che di lì a poco passava di lì. È pur vero una cosa, sì, l'Ec Briessa non è stato fatto nemmeno un riferimento a livello di lettere. È stato fatto perché il riferimento era lui. È stato fatto un riferimento sulla macchina di Brian Hartnell nell'immediato, è stata fatta la telefonata un'ora dopo l'omicidio, però poi nelle lettere non si è più parlato di Zodiac, non ha più parlato di Lake Briessa. Perché era sicuro, per questo anche a me, per questo è una bella domanda, ho detto, che anche a me è passato nel cervello che abbia pensato in quel momento, se li lascio vivi o comunque se ne rimane uno vivo, certo, alimento la mia leggenda. Perché in quell'occasione era travestito con un bel simbolo evidente e magari forse questo pensiero... In ogni caso poi se pensiamo a Zodiac Killer e al mostro di Firenze come una stessa persona, in ogni caso poi col mostro di Firenze ci pensa due volte e uccide e si accerta che le vittime maschili siano effettivamente morte. Quindi noi abbiamo due persone... che nel caso del mostro potevano essere tranquillamente Michael Majot e penso a Paolo Mainardi. Ma Paolo Mainardi sopravvive perché si accascia sulla giugulare, solo per quel motivo lì sopravvive. Secondo me era l'arteria linguale. Però tra l'arteria linguale e la carotide. Era l'arteria linguale a occhio per il tragitto ha fatto il proiettile. Fatto sta che comunque poi viene attinto anche dal colpo dietro l'orecchio sinistro, sì, quindi altra similitudine col caso Zodiac, sì. E poi Jean-Michel, ma siamo ancora in onda perché mi sa che sia cascato, credo sia live, c'è scritto 1:13 e 19, sì, siamo ancora in onda e quindi abbiamo poi perso l'intervistatore. Anche no, si è spenta la webcam, ma torna. E fatto sta che poi anche Jean-Michel, poi per un fortuito caso, è un tristissimo caso, non è sopravvissuto all'attacco del mostro, perché sostanzialmente io, per esempio, quello lì, Daniele, è uno dei delitti che a me fa pensare a più di una persona sulla piazzola, perché la dinamica dell'85 è veramente una dinamica molto complessa, sia per la posizione dei bossoli sia per il fatto che sussistano alle perizie due coltelli diversi, e a me due coltelli diversi fanno pensare a due persone diverse. Anche i colpi vibrati a quel povero ragazzo sono colpi vibrati con due angolazioni diverse, una da sinistra verso destra e una da destra verso sinistra, come se il coltello fosse in mano prima a un mancino poi a un destrimane. Quindi è uno di quegli omicidi che mi lascia un dubbio. Credo sia tornato
Io rispetto pienamente il tuo punto di vista. Io rimango convinto che il mostro come Zodiac fosse una persona singola. Come Zodiac, sì. Come Zodiac, sì. Detto questo, il cambio di mano ci potrebbe essere stato, secondo me, là a Scopeti, ma dello stesso soggetto come tecnica militare. Quella, secondo me, potrebbe essere una tecnica militare. Eh sì, perché... però c'è una presa da dietro. Vabbè, insomma, ora qui si entra un po' nei tecnicismi, non si può fare per video. Possiamo parlare io e te. Io ho provato a ricostruirla, e la ricostruzione della dinamica, estrapolando il momento degli spari, perché quello non mi è riuscito a capirlo, più o meno l'ho ricostruita. I momenti degli spari, quella posizione di quei bossoli, per me c'è qualcosa che non torna. Il problema poi fondamentalmente, Jacopo, è che fin quando non ci sarà una verità certa su questo caso, tanto possiamo dire ipotesi. Esatto, sono possiamo ipotesi. Parlare quanto vogliamo. Per carità, tant'è che abbiamo fatto 1 ora e 15 di live. Per carità. E, rispondo sul caso Orlandi, che c'è l'americano. Ma in realtà c'è una, secondo me, una, ecco, un audio che ha portato poi Alessandro nel suo video, che secondo me quello è curioso, è veramente curioso. Poi servirebbe un'identificazione certa, io su questo punto non so, però io ricordo sempre che il soggetto indicato da Micone a processo, parliamo di un ex inquirente, reduce dal Vietnam con una famiglia, un padre di famiglia, che dice che lui il caso del mostro non l'ha seguito. Attenzione, perché questo poi va sottolineato, eh. Lui dice che non ha seguito il caso del mostro. Certo, se quello stesso personaggio poi chiama una trasmissione come telefono giallo su un altro caso di omicidio, magari dando qualche indicazione, diciamo che potrebbe indicare, ecco, un soggetto interessato alla cronaca nera, che un po' stride con ciò che dichiara poi al processo, ma in realtà stridono tante cose di quelle dichiarazioni al processo. Andiamo sull'ambito della pistola, vedo. Io non so come la pensa Jacopo sul 68, ma secondo me non si tratta della stessa pistola. Allora, il 1968 se ne potrà discutere in eterno di questa. Amicone ci ha fatto un bellissimo articolo, ma l'unico modo che c'è per avere una risoluzione, per capire se il 68 era o non era facente parte della serie, è quello di vedere le foto della perizia di Zuntini nel 1968. Peccato che quelle foto sono sparite. È rimasta la perizia e quelle foto non ci sono più. Quindi non ci sarà mai la possibilità di fare un confronto fra le foto e i bossoli, e quelli certi. È ovvio che la perizia che era, non mi ricordo ora il nome dei periti che fecero la comparazione, se quei bossoli dentro quella bustina legata al faldone mele erano quelli della famosa calibro 22 diretta, gli arcesi di Adevito, è ovvio che loro diano che sono gli stessi, perché sono gli stessi. Bisogna vedere se sono proprio quelli che erano sul campo nel 68. E l'unica possibilità è vedere quelle foto, e quelle foto sono sparite. Io ho la sensazione che Alessandro ci sia in video, ma abbia riperso l'audio. Sì, no, fra qualche minuto dovrebbe tornare anche con l'audio. Penso che è un problema di telefono cellulare. E, per rispondere a Andrea, ho visto una domanda di Andrea prima riguardo la pistola usata da Zodiac. Zodiac, nella rivendicazione del 4 luglio 69, quindi nella prima telefonata di rivendicazione, dove poi ufficialmente di lì a poco compare il serial killer Zodiac autoproclamato, e lui parla di una Luger 9 mm, che effettivamente è una pistola che veniva usata dai nazisti nella seconda guerra mondiale, ma anche nella prima guerra mondiale è stata usata, e è una pistola particolare in realtà. È anche l'aspetto dell'afterlife, per dire, alla Zodiac, quindi dell'aldilà, degli schiavi in paradiso. C'era qualcosa di simile in ambito nazista, quelle ricerche esoteriche dei nazisti, quelle convinzioni strane, la Thule,
in realtà è stato anche questo è stato accostato a Zodiac all'epoca. Sì, quel personaggio è stato in Germania per motivi di lavoro, mi risulta nel 70, a cavallo tra il 70 e il 71, quindi è una curiosità, ecco. Sì, ma quella pistola l'ha usata prima, però. Sì. Era già, comunque era già stato in Germania negli anni 50, nel 54. Ah, ok. Allora può darsi la possedesse, sì, sì, certo. Alessandro, se ti è morto, concludiamo noi la live al posto tuo? E allora passano qualche domanda. No, chiudiamo perché non gli rimane che usare le lettere alla Zodiac per comunicare. Jacopo, se magari su questa vuoi rispondere tu sulla pistola. Il nostro non è un problema, ma per uccidere bisogna saper sparare bene nei punti vitali. Il generale Spampinato nella sua deposizione durante il processo gli fu fatta, mi sembra, da Colau questa domanda, se era necessario essere davvero un buon tiratore. Cioè, lui rispose che a quella distanza molti sono buoni tiratori, cioè è una distanza veramente infinitesimale, c'è l'aggravante della mancanza di luce, però so che Zodiac in una delle lettere, me l'hai insegnato te, credo, Daniele, diceva che montava una pila sopra la canna della pistola, no? Quindi aveva una visione... Sostanzialmente, questo riguarda l'omicidio del 20 dicembre del 68, sostanzialmente Zodiac, oltre a provare proprio piacere nel rivendicare i suoi crimini, lui interagiva con la polizia e la polizia inizialmente di quell'omicidio parlò di un'ottima illuminazione sulla scena, quindi quasi a sminuire il tiratore. In realtà poi in quell'omicidio Betty Lou Jensen scappa e poi viene ritrovata all'incirca a 15 metri da chi gli ha sparato, quindi al buio, con un'illuminazione che poi spiegherà il killer, viene colpita 5 volte alla schiena e muore sul colpo. Quindi qualche indicazione in più che Zodiac fosse un discreto, quantomeno tiratore, magari l'abbiamo. E lui appunto poi fa presente che non è vero quello che diceva la polizia, che era illuminata la scena, era buio, però lui aveva questa metodologia, sempre per vantarsi, di attaccare una torcia sulla canna della pistola e indica anche poi esattamente il punto, quindi il punto nero all'apice del cerchio, dove poi sarebbero finiti i proiettili, e finisce dicendo che lui gli bastava quando sparava da vicino, li annaffiava come fosse un tubo per l'acqua, ecco. Da dire anche che io ho parlato con una persona che lavorava alle Officine Galileo a Firenze, e in quegli anni del mostro di Firenze le Officine Galileo vendevano due visori notturni di due tipi, con due intensità, con due capacità di lavorare, uno con bassissima quantità di luce e uno un pochino più grezzo, e credo siano tutte e due esposte al Museo Galileo a Firenze. Alla prima occasione andrò a vederli, perché potrebbe esserci stata anche un'evoluzione del genere, quando si parla di necessità di avere le mani libere, eccetera eccetera, possedere un visore permette di vedere molto meglio. D'altro canto, probabilmente ti rende anche meno però consapevole di quello che ti succede attorno. A Baccagliano, diciamo, ecco, io ritengo più probabile la torcia, per carità, non mi spingo sul visore perché sì, non lo so, magari è successo, no, davvero, ma ne parlavano nell'atto delle scissioni, capito? Perché per sparare, sì. Ok, ma nell'atto delle scissioni tecnicamente hai bisogno di due mani, capito? Quindi certo. Avevo visto una domanda che era passata prima, se me la rimandi, Alessandro, che volevo rispondere, un ragazzo che chiedeva qualcosa su Zodiac, se non erro. Mi ricordo la domanda. Allora, no, rispondo a Andrea, eccolo qui. Allora, su questo, i ragazzi che hanno visto Zodiac tra la Washington e Cherry, quella sera dell'11 ottobre del 69, erano Lindsay Robbins, che era il fratello più grande, aveva 16 anni all'epoca, e Rebecca Robbins. E Lindsay è morto qualche anno fa, e non ha mai riconosciuto nessuno poi. E
e adesso do una sorta di scoop perché è una notizia recente. Mentre Rebecca è viva, Rebecca Robbins è viva. Sono passati tanti anni, ma secondo me è anche un tentativo che andrebbe fatto. I due poliziotti che hanno presumibilmente incontrato Zodiac sono morti entrambi. E poco prima di morire, la moglie, anzi no, scusa, post mortem, la moglie di uno dei due ha ammesso che in realtà era vero quello che diceva Zodiac, che loro quella sera hanno parlato con quel tizio, che poi è quello che racconta Zodiac nella lettera, che li ha mandati da un'altra parte dicendo che aveva visto un personaggio con la pistola. Detto questo, poco tempo fa, in realtà tra le poche cose che c'erano di Zodiac a livello di tracce, si parlava, se ne parla anche nel film, perché ha visto solo il film, di una impronta parziale insanguinata lasciata nel taxi di Paul Stein. Recentemente, e parlo di qualche settimana fa, sembra che il figlio di Lindsay Robbins abbia contattato Tom Voight, sempre la persona che gestisce ZodiacKiller.com, dicendo che in realtà quell'impronta insanguinata era del padre, quindi non di Zodiac. Perché, a detta di questo ragazzo, e uomo ormai, il papà, ripeto, che è deceduto qualche anno fa, ha cercato di aiutare Paul Stein a rialzarsi, perché probabilmente pensava fosse ferito, perché Paul Stein era caduto nel taxi, e probabilmente l'ha lasciata lui questa impronta, e a detta di questo ragazzo gli investigatori ne erano al corrente. L'impronta insanguinata parziale era una delle pochissime tracce che aveva lasciato Zodiac, anche se poi lo stesso Zodiac nella lettera dice che non è vero che lui aveva lasciato impronte. Questo io la riporto per come è arrivata. Non so se ci sono stati, ma è di poche settimane fa la notizia, non so se ci sono stati, se c'è stata un'evoluzione in tal senso, quindi non mi sento nemmeno di confermarlo al 100%, ecco. Questa forse la sapevano in pochi. Le operatrici, ecco, rispondo anche a Andrea. Le operatrici, allora, chi ha sentito la voce è Brian Hartrell, vivo, avvocato a Riverside, a Lake Berryessa. Nancy Slover, la centralinista di Valleco, che ha ascoltato la voce il 4 luglio del 69, è morta nel 2016, se non erro. E Dave Slate, io non riesco a trovare notizie. Quindi se qualcuno vuole mettersi alla ricerca, è il centralinista di Napa. E ha ascoltato la telefonata di Zodiac a Napa, non riesco a trovare notizie, non so se è vivo, potrebbe essere vivo perché era piuttosto giovane nel 1969, quindi potrebbe essere vivo. Ok, Alessandro, che facciamo? Chiudiamo? Ok, allora porgiamo noi saluti anche da parte di Alessandro, perché è caduto in una situazione di mutismo, e ringraziamo chiunque ci ha seguito. Io ringrazio Daniele, che è sempre una persona splendida, e Alessandro di averci ospitato. Ringrazio io, Iago, veramente un gran piacere. Ringrazio Alessandro sempre dell'ospitalità, dell'opportunità. Vi saluto. Se qualcuno ha qualche domanda, magari posso rispondere sui commenti. Su YouTube sono a disposizione, insomma, se magari qualcuno vede il video vuole fare qualche domanda. Grazie a tutti, vi saluto e buona serata a tutti. Buonanotte a tutti.